Sì, perché credo che in pochi ci credessero ancora a questa vittoria. Questo gol, dicevo prima, o sei un fuoriclasse o sei un incosciente, tirare così. Probabilmente più un incosciente, ma anche un fuoriclasse, perché si è dimostrato coraggioso nel farlo, Ricorsi. Beh, Simone Ricozzi ha numeri importanti, quindi anche se è un play e non abituato magari a trovarsi troppo sotto porta, però ha piedi da giocatore importante, sia destro che sinistro, e oggi l'ha dimostrato e sono contento perché è un ragazzo che è entrato dalla panchina, un paio di partite che non gioca, questa è dimostrazione di attaccamento alla squadra e di voler cercare di fare sempre le cose ben fatti, quindi vanno fatti i meriti a Simone, vanno fatti i meriti alla squadra, anche nonostante una giornata difficile. Io la chiamerei anche giornata no oggi, perché devo dire che la mia squadra si è impegnata, però ha anche corso, però non è stata squadra. Sicuramente non è facile mantenere una concentrazione per tante partite di fila, cercare sempre di far partita. Oggi magari l'errore che ha commesso la mia squadra è stato quello di pensare forse che la partita era troppo facile, pensare che si poteva far gol con la palla sopra, perché loro era una squadra che veniva a prenderci alla tre quarti e quindi ci stava la palla sopra. E noi non siamo stati bravi perché non sempre l'abbiamo fatta giusta, però a volte l'abbiamo forzata troppo anche quando non ci stava. Quindi ci siamo adeguati un po' a una situazione che sembrava giusta, però nell'economia e nello sviluppo della gara non era sempre quella la giocata giusta. Il campo non era facile perché comunque aveva un rimbalzo veloce, un rimbalzo un po' strano, quindi non era neanche tanto facile palleggiare. Però abbiamo lasciato troppo in mano il pallino a loro, ci siamo abbassati troppo. Sicuramente Holgi Nibiono, secondo me, meritava il pari. Prendere gol al 93esimo sicuramente è stata una cosa non fortuita, perché io devo dire la verità, io ci credevo. Io fino alla fine ero convinto che qualche occasione per poter far gol veniva. Perché credo nel valore dei miei ragazzi, so che la mia squadra è una squadra che può tirare fuori dal cilindro il colpo magico, e oggi Ricozzi l'ha tirato. Quindi faccio complimenti ai ragazzi perché fino alla fine sono stati in partita, sono stati sul pezzo, abbiamo subito quella situazione lì da calcio di rigore. Rigore, non importa, anche quello di Riccardo Cucuzza, secondo me ci poteva stare, però queste sono cose che secondo me non hanno influito sulla gara. Se abbiamo subito quel rigore, qualche errore abbiamo fatto nell'azione precedente, nella gestione. Quindi faccio complimenti ai ragazzi perché sono stati straordinari, complimenti a quelli che sono entrati, che hanno dato continuità alle cose positive. Partita di sofferenza, ma il calcio è questo: noi dobbiamo capire adesso che non siamo lì per caso. Dobbiamo capire che siamo una squadra forte, un gruppo forte, che però non si deve accontentare, non deve giocare sugli errori degli avversari. Noi dobbiamo diventare adesso più squadra, adesso è il momento che dobbiamo fare il salto e imporre di più il nostro gioco e non far giocare più tanto gli altri. Adesso è il momento di fare il salto, siamo un po' stanchi perché comunque questo gruppo lavora dal 25 di luglio ad altissimi ritmi. Sicuramente stiamo vivendo qualcosa di grande, quindi quando si parlava di vertigini non è soffrire di vertigini per l'alta classifica, devi avere la forza e la capacità di gestirla l'alta classifica. Quindi come il pallone pesa o lo stadio pesa quando sei nella bassa classifica, se non hai la personalità, la forza di gestire anche la classifica alta, poi succede che a volte puoi fare partite un po' sotto ritmo. Quindi noi dobbiamo essere bravi tutti quanti a capire che siamo lì, dobbiamo fare qualcosa in più. Due considerazioni. La prima,
Quello che stai dicendo lo si potrà verificare già la domenica in caso della Cratese, squadra della classifica che conosci, è stata già eliminata anche dalla Copenaghen. E poi però un'altra considerazione, la Pro Sesto non per colpi. Ma sì, ma a noi personalmente della Pro Sesto non ci interessa. Io sono entrato nello spogliatoio e ho chiesto, prima di tutto ho fatto i complimenti ai ragazzi, poi mi sono seduto un attimo perché mi girava un po' la testa, ero un po' stanco, questa partita ha tolto tanto. E poi ho chiesto i risultati della Tritium, della Folgore Karatese, dello Scanzo Rosciate, ho chiesto il risultato di questo, della Pro Anche del Sesto. Seregno. Del Seregno, sì, del Seregno. Quindi la Pro Sesto mi hanno detto che ha vinto. La Pro Sesto è una squadra forte, fa il suo campionato. Il Legnano farà il suo e poi valuteremo. Quindi sicuramente noi non dobbiamo stare lì a pensare alla Pro Sesto, perché altrimenti sprechiamo troppe energie. La Pro Sesto è forte, vince, sono bravi. Ma noi non dobbiamo, le vittorie della Pro Sesto non ci devono togliere a noi nulla, non è che dobbiamo essere tristi perché la Pro Sesto ha vinto, noi dobbiamo essere felici perché il Legnano ha vinto 7 partite di fila, perché il Legnano è secondo in classifica, perché il Legnano continua a far crescere dei giocatori che continuano a dare continuità. E noi Posso dobbiamo farti un essere contenti per appunto? questo. In difesa hai cambiato qualcosa? Secondo me, Micoli, ad esempio, oggi sulla fascia ha reso un po' meno di quello che abitualmente rende in posizione centrale. È una mia osservazione, non so se ti trovo d'accordo o meno. No, 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 perché Micoli ha giocato nello stesso ruolo di dove ha giocato sempre. Noi abbiamo giocato anche oggi 3-5-2. I tre centrali sono stati. Noi abbiamo cambiato soltanto Ortolani, che ha fatto il quinto, e Borghi è andato a sinistra con Nava, che ha fatto il centrale L'ho insieme visto un a. po' più in difficoltà forse Beh, oggi. il campo sicuramente nello sviluppo del gioco oggi un paio di volte la palla gli è rimbalzata male, Salza le ha allungata. Poi comunque loro giocavano con due punte, brave ad attaccare gli spazi, questi due esterni molto bravi, Castria e Iori, quindi va dato anche merito agli avversari, quindi gli avversari sono stati bravi, i miei ragazzi abbiamo preso qua poi alla fine gol su calcio di rigore, quindi quando in una partita prendi gol su rigore vuol dire che hai fatto una partita importante. Per me va bene così, grazie Vincenzo. Sì, grazie. Complimenti per questa partita, per questa vittoria con un grande tiro, ecco, credici fino all'ultimo è sempre importante. La cosa che commentavamo anche in tribuna, ci è piaciuto insomma la maturità con cui anche la squadra gestisce poi insomma nel palleggio su questi campi difficili che ci si trovano, la bella regia di Perez, ma anche penso le buone prove dei giovani a centrocampi, sia Rinaldi nel primo tempo che Pennati come playmaker, insomma, con personalità in un ruolo difficile, mister, hanno tenuto la squadra unita. Volevo un tuo parere, ragazzi. Ah, ma sicuramente oggi per me i ragazzi sono stati bravi, la partita l'hanno vinta dopo che abbiamo subito il gol, comunque la squadra si è disunita, è rimasta compatta e ci ha creduto, perché poi anche il gol è arrivato attraverso finalmente cose che dovevamo fare prima, attraverso uno sviluppo, non attraverso una palla sopra, perché era una palla giocata dalla sinistra su un giropalla di Micoli, palla a Pennati che apre il gioco su Borghi che viene dentro, la gioca su Simone Ricozzi, quindi la squadra è stata matura lì. La squadra prova, dovrebbe provare ancora di più, però sono intelligenti i ragazzi perché questa è una squadra matura che sta capendo che io gliel'ho detto fa più nel secondo tempo. Non capisco, quindi mi arrabbio, ma io capisco tutto. Capisco che il campo è un campo pesante, che è un campo che rimbalza male, quindi sbagliare è una cosa normale. È importante non uscire dalla partita dopo l'errore. Quindi Perez è stato in partita, i due giovani Rinaldi e Pennati. Poi ho fatto il cambio Rinaldi non per demerito, ma ho fatto il cambio Rinaldi semplicemente per liberare un po' più Perez, perché la play stava correndo un po' troppo e poi rischiavo di perderlo a livello qualitativo. Quindi ho la fortuna di avere Pennati, Rinaldi, due giovani bravi, Borghi bravo, ma sono tutti bravi. Io ho ancora in panchina ragazzi come
Montenegro come da Persa, che sono due 2001 che secondo me meriterebbero di giocare anche loro, quindi ho la fortuna di avere una rosa valida che sta crescendo e quindi ci sarà spazio per tutti e sono convinto che matureremo ancora. Potrebbe esserci qualche Grazie. Ulteriore novità sul mercato dopo l'arrivo del portiere di riserva? Guarda, stiamo valutando con il presidente Munafò e il direttore Mavilla. Io credo che se dovessimo decidere tutti quanti insieme, sia società ma soprattutto con il ragazzo, con Francesco Gobbi, che magari giocando poco in questo momento chiederà di uscire, credo che faremo una punta e basta. Poi il gruppo è questo, il gruppo è sano, quindi non vogliamo farci condizionare un po' dalla classifica, vogliamo mantenere i piedi per terra, dare merito a questo gruppo e quindi pensiamo che stiamo bene così e faremo solo quel cambio lì. Se necessita e la richiesta del ragazzo sarà quella, sicuramente il presidente e il direttore mi hanno detto che ci potrà essere la possibilità di fare un cambio alla pari e il gruppo resterà così. Grazie.